Quindi vediamo se l'imputato, sì, l'imputato arriva. Allora ci colleghiamo, attenzione, eccoci. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. Sentiamo se l'avvocato è già arrivato. Sì. Il giudice batte il martello. Signori della corte! Eccolo. Signori della corte, signor giudice illustrissimo, oggi dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e chiederci come ci saremmo comportati noi al suo posto. Guardatelo. Ma. Dica qualcosa. Qualcosa. Ecco. Vi rendete conto? Avete sentito la voce? Oggi l'imputato è una donna. Pensa a te. Con questa voce. Ora sei una donna a questa voce. Certo. Possiamo infierire più di quanto già non abbia fatto la natura? No, proprio no. E poi di cosa lo vogliamo giudicare? Boh, di cosa? Avvocato, ha ucciso la sua rivale in amore, l'ha fatta a pezzi e gettata in una discarica. I dettagli le vediamo dopo. Adesso chiediamoci chi questa donna avrebbe ammazzato. Chiediamoci come potrebbe essere la rivale in amore di questo... Boh. Signor giudice, forse il termine è un po' forte, ma non me ne viene in mente altro. Cioè? Cesso. Ecco. Quando abbiamo visto il cadavere, ci siamo chiesti se era normale o in stato avanzato di decomposizione. Poi, calcolando che era morta da soli 30 minuti, anche il medico legale, abituato a morte di ogni genere, è svenuto per l'impressione. Allora, la vera domanda che dobbiamo porci... Qual è? È una sola. Ma che razza di uomo può essere uno che va con due latrine? Certo. È vero che qualcuno potrebbe dire: chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele, chi è Brigitte e chi è Bardot? Che cosa... chi siamo noi per dire che cosa ha detto Materazzi a Zatan? Però in questo caso lasciatemi dire che in quest'aula, se ce n'è uno che bisognerebbe giudicare e condannare, signor giudice, è l'amante delle due Vespasiane. Ma guardate, guardate l'imputata, se ce la fate. Ecco. E ditemi voi, gentili presenti, signor giudice della corte, signor corte, tutto. Ditemi voi se ce la fate. Se la tocchereste con una vanga. Neanche con un dito. O con una canna di cannizzo. Esatto. E poi pensiamo che se noi condanniamo questa donna, condanniamo anche tutte le carcerate che la devono avere come compagna di cella. Giustamente, sì. Ma se noi condanniamo questo schnauzer, allora che dire di questi? Sentili presenti, l'avvocato sono io, non anticipati. Per favore, silenzio in aula. Bravo. Lei sto martello, se lo deve far funzionare, lo faccia funzionare. Deve solo schiacciare un tasto, no? Dicevo, se condanniamo lo schnauzer, che cosa dire di quelli che abbandonano i suoi simili in autostrada? Di questi che ti passano davanti alla televisione durante il derby? Di questi che lasciano l'ascensore aperto all'ultimo piano? Quindi li ammazzerei anch'io, giuro. Silenzio, lei non so chi sia, non fa parte. Per favore, silenzio. Bravo giudice, si faccia sentire da questi. La vera vittima. Silenzio. La vera... voglio vedere quando faremo questa cosa in televisione. Domenica, quando la faremo in televisione, voglio vedere. Perché è una cosa che, diciamolo, non ha tempi televisivi. No, certo. No. Io immagino un signore, Mike, buongiorno, che sarà seduto in prima fila e dirà: ah, che cazzo fanno questi? Dicevo, silenzio. La vera vittima di tutta questa storia chi è? È lei. A lei. Una donna innamorata di un vero mostro.
che seduceva dei relitti umani per un piacere che è impossibile da capire per persone normali come noi. Certo. Ricordate voi la favola della Bella la Bestia? Sì. Ve la ricordate? Sì. Ecco, dimenticatevela. Perché qua di belle non ce ne sono. Per cui, signor giudice, se uno mi ha detto volevo, andiamo giù. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Zitto! Zitta. No, zitta deve dire, scusi. Zitta, lo so, mi fa impressione. Che ci vede male, scusi, Zitta! Non lo sai che poteva andare bene. Ma come peggio, peggio dell'ergastolo, ma come te per non si sono accorti che sei un trans, zitto! Poveraccio!